Allora, bene ragazzo, sogno o sognato? Oggi facciamo un paio di banene con la messa e palmò. Questa è la messa, vedete? Che se la mia così. E questo è il polmone, così. Questo osso qua, no, non si toglie perché che porta pure un po' di sapore. Vedete, questo è il polmone e questa è messa. Ora noi l'abbiamo ricomprata per fare un paio di panini, però qua c'è pesco, che pesco è in agguato. Ora noi l'abbiamo ricomprata così già cotta perché non vale la pena per casa per comprare un polmone. È una messa intera perché si compra l'intera e per bollire l'intera a casa una bomba non c'è mai. Allora noi la compriamo così da a macellaio dove che l'ha trovata e vi faccio vedere come che si fa a casa e mettiamo sopra giustamente si comincia sempre mettiamo sopra una padella così ecco e poi torito è sano che poi torito. Mettiamo il riso a te, preparito. E dopo prendiamo un pochettino di succo, non olio, perché la mia cosa si finge con lo succo. Lo succo però asciutiamo, penso che una catena qui, asciutiamo perché dobbiamo avere un succo qua. A poco che te la do, amore, via, via, hai ciò. Questo è lo struzzo, questo è lo struzzo, non quello che fa le uova, il grasso. Questo è il grasso, grasso del maiale. E si chiama struzzo in italiano. In inglese, saima, saima. In inglese, saima. Ora facciamo sciogliere questo qua, no? Così, perché no, non ci abbiamo noi il tegame, quello che fanno i pane con la messa che si è abboccato. Abbiamo la padella a casa, era il pane, e fa tempo che è riscaldato, è questo qua. Con la messa che si può fare sia la focaccia così però c'è chi toglie la mollica però a me o mi piace io lo mangio con tutta la mollica però per la messa originale è nata il pane con la messa e polmone con la mafarda, mezza mafarda, questo è venuto dopo. E allora, intanto ci prepariamo il pane. Qua noi ci lasciamo la mollica perché noi il pane ce lo mangiamo con tutta la mollica. Mia madre mi insegnò così, il pane si mangia con tutta la mollica, non ci arriviamo di che sia. E allora, quando è caldo questo, così. Quando lo struzzo è caldo, no? Prima che comincia a correre lo struzzo, che è caldo, prima che comincia a correre, ci buttiamo il polmone, così. Così. E vedete? No, non bisogna farla spingere, leggero, perché poi che è troppo fitto e non va bene, così. E abbassiamo il fuoco che sennò finisce, così. E dopo ci portiamo un po' di messa, così. Adesso spegniamo tutto e la mettiamo nel pane, così. Vedete? Questo è il polmone.
Cos'è? E questa è la messa. Cosa? Perché dopo facciamo l'altro, questo mettala qua, non parlare più. E questo lo mettiamo qua. Proprio deve essere di poco qua, perché se no poi che viene così. Vedi questo già di com'è? Che è troppo. Che è troppo fitta questa, così. Mettiamo ancora questo, così. Ecco. E se scopo, così. Dopo un po' di sale. Così. Un po' di sale. E ora facciamo pure questo qua. E dopo vi faccio vedere un passaggio ancora. Adesso andiamo e ci vediamo dopo. Vediamo. Quando il pane è consato, si dice è consato, non è che sta a bocca, non è consato, è apparecchiato, c'è che ci mette il limone, così, e sale, posso, ci vogliamo perché se no poi si sa ascoltare, mezza birra, c'è che dice ma lo vuole con il formaggio, e ci mette caciocavallo così, caciocavallo, così. E poi c'è quello che dice ma vuole schiatta o maratata, dice maratata è con un po' di ricotta, così. Dice ma vuole schiatta o maratata, per gli inglesi dice ma la vuole sposata o signorina, se la vuole sposata se ci mette un po' di ricotta, un po' di formaggio e ci vuole mettere. E questi qua sono i famosi pane che la mia usata. Ora noi assutiamo, guarda mamma, ora noi assutiamo, ci sistemiamo qua e impiattiamo tutto per farlo ripetere bello. Se siamo a terra, adesso ci vediamo a tappa! Allora, questo qua è pane con la milza e polmone. E con il formaggio, che le mangia il formaggio. Poi noi qua che ce l'aveva a modica, ecco per qua. Questo qua, quando fanno un pane con la milza, dicono, vuole schiatta o maratà. Dice è maratata e ci mettono sempre un po' di ricotta e formaggio. Maratata, schiatta è senza niente, senza ricotta e senza formaggio. Ora, per quelli inglesi, quando vanno a mangiare il pane con la milza, dice ma la vuole sposata o signorina? Se la vuole sposata è con la ricotta e formaggio. Se la vuole signorina, senza niente. Ora chiamiamo a mia moglie che sono vecchie perché penso fare la mia cosa, sono vecchie che vanno sempre a fare la mia. Mettete qua cara, siedete. Mettete qua cara, siedete. Come vuole, schiatto o maratata? Un po' con la maritata. Maratata, ecco. Ma non tutte e due. Questa è il maratata e questa è il da schiatto. Ti ci mette il limone questo, giusto? Sì, poi. Pesce cocca, pesce cocca. Suo cane è poro ricco, mandate qua. È poro ricco il suo cane. Guardate la mamma. Che sta mangiando, va bene. Buona. Ti piace con la ricotta e il formaggio. Va bene. Allora, pane con la messa e poi è pesciata. Tanta salute. Rosso Ignazio, bene gatto! Ciao a tutti! Se anche tu apprezzi la mia cucina e vuoi sostenermi, abbonati al canale! In cambio
riceverai dei contenuti esclusivi. Per sapere quali, clicca su abbonati. Saluto a tutti, ciao ciao, grazie, grazie, grazie. Anche se non fate l'abbonamento, i video che metto io li guardate sempre, normalmente, anche se non fate l'abbonamento. Grazie per quelli che si abbonano e arrivederci, bene a tutti.